Auno Arredamenti è un'azienda leader nella progettazione e produzione di ambienti su misura per attività commerciali, quali hotel, bar, ristoranti, negozi, uffici e residenze private, realizzando sia opere parziali che chiavi in mano. Grazie all'esperienza maturata al fianco di grandi committenti internazionali, si propone come partner ideale per imprese e professionisti che operano nel settore del contract. Qualità progettuale, realismo operativo ed efficienza realizzativa. Vi aspettiamo nella sede operativa, zona industriale, via Giovanni Santi 18, Fanano di Gradara. È uno scontro di alta classifica quello che mette di fronte nel sabato pomeriggio Portuali Ancona e Gabice Gradara. Se gli anconetani mantengono la terza posizione in classifica, Gabice Gradara deve correre come in questo rush finale, mantenendo debita distanza dalla seconda della classe, confermando il piazzamento nell'elite del torneo. Viene fuori alla fine uno 0-0 che mostra una gara molto accorta da parte degli ospiti, con qualche sortita offensiva che non reca grattacapi ai padroni di casa, che si rendono pericolosi già al quinto, quando Renzetti è costretto all'allungo sul tiro di Libichini. Sulla ribattuta Bozzi non inquadra lo specchio della porta. Il Gabice Gradara replica con questo tentativo dalla distanza di Giunchetti, che chiama l'attenzione Tavoni in un pomeriggio di relax. Da punizione lo stesso estremo di casa si ripete bloccando la sfera. Sul fine di tempo Lazzarini, presentandosi dinanzi a Renzetti, vede respingersi tentativo dal piede del portierone rossoblu. Sul proseguimento dell'azione a Gioacchini non riesce il tap-in vincente. Lo stesso Gioacchini è protagonista un giro di lancette dopo, ma la sua iniziativa si conclude malamente. All'ultimo minuto del primo tempo provvidenziale intervento di Severini, che anticipa Donati pronto a battere a rete dopo un cross perfetto di Ulloa. Nella seconda frazione di gioco Portuale Ancona che si rende pericoloso dalla bandierina, il colpo di testa di Ragni si alza sopra la porta difesa da Renzetti. Dall'altra parte Mani crea la palla più importante degli ospiti nel corso della ripresa, ma il suo tiro risulta forte ma impreciso. Il Portuale Ancona invece la palla più limpida la crea, come con Lazzarini. Il numero 10 porta avanti la palla, entra in area di rigore venendo disturbato al momento della battuta. Per questi padroni di casa recrimineranno per un penalty non concesso. L'azione prosegue ma Mascambruni si lascia ipnotizzare da Renzetti. Timidi segnali offensivi dei Gabice Gradara, facile presa in questo caso per Tavoni. Al photo finish, alta palla gol per il Portuale Ancona, con Gioacchini che sotto misura deposita la sfera tra i guantoni di Renzetti. 0-0 in finale, domenica prossima, altro scontro playoff al Maggi tra Gabice Gradara e Vigor Castelfidardo.